il romanzo non racconta solo un'adolescenza, anzi, anche se evidentemente tutti un po' si focalizzano sulla prima parte. Il romanzo racconta, secondo me, io almeno così la vedo, e poi ogni lettore è libero di leggere e interpretare come vuole, racconta una serie di storie al centro delle quali c'è la figura paterna, ci sono due figure paterne, poi margini le madri e una relazione e delle relazioni, relazioni tra due fratelli estremamente molto diversi, soprattutto nella prima parte della vita, nell'infanzia, nella fanciullezza, perché poi Giulio dopo perde quasi i contatti con la famiglia e nella fase avanzata della vita, la fase soprattutto per uno, forse la fase finale. E io volevo raccontare queste diversità fortemente influenzate non solo dai caratteri, ma da una vicenda iniziale drammatica e dal ruolo che hanno i padri in questa storia. Volevo raccontare questa diversità che sembra inconciliabile, e poi chissà alla fine se possa trovare, non dico una soluzione, ma almeno un contatto. Questo era lo scopo mio. Ma l'amore, io credo per ognuno di noi, per le vicende, comunque sempre, non è l'amore uguale per tutti. L'amore si coniuga in tanti modi diversi a seconda non solo delle personalità, dei caratteri, ma anche delle situazioni. Ci sono due donne, ecco, per esempio, la madre di Giulio che appare succube del marito, anche perché c'è una forte differenza di età tra di loro, di ruoli, appare succube, ma in fondo fa un gesto finale che è un gesto totalmente, in cui sceglie totalmente il figlio e la sua salvezza, se vuoi, no, la sua salvezza no, non è in grado di salvarlo. Ma almeno insomma, la separazione da questo legame così condizionante, così duro. Per quanto riguarda Greta, siamo in un ambiente, in un ambito contadino, nella prima situazione in un ambito borghese, quindi due contesti molto diversi. La scelta di Greta è una scelta per il bene della figlia, lei così lo legge. Dietro a questo ci sono pregiudizi, ci sono paure, ci sono tutti i drammi di una società arretrata e contadina che non vede soluzioni se non in questo caso estremamente violente. Per lei pensa il bene della figlia stessa, non di... E comunque Greta paga sulla sua anche persona questa scelta violenta perché è imposta prima di tutto, violenta perché è gestita in modo estremamente violento e riesce a riscattarsi, a perdonarsi, non a riscattarsi, a perdonarsi solo molto avanti negli anni, insomma, quando finalmente crede che la figlia abbia superato il trauma. Quindi credo che Greta porti dentro di sé poi questa colpa. Sono i personaggi che indicano i luoghi, sì, che mi portano verso i luoghi. Nascono in me sempre prima i personaggi che i luoghi. Per quanto riguarda La neve d'ottobre, lì lo sfondo è legato a delle memorie infantili e dell'adolescenza. Io ho frequentato nell'infanzia e nell'adolescenza parecchie volte il Tirolo e le amavo moltissimo, quelle montagne, quei luoghi. Avevo dentro delle emozioni, avevo dentro delle emozioni che riguardavano odori, riguardavano colori, riguardavano cose del genere.
che si sono raccolte intorno a queste due, storie, cioè alla storia di questi due fratelli, ecco, voglio dire. È stata per me una sfida, perché è una struttura narrativa più complessa, e devo dire che originariamente lo era ancora di più, nel senso che le parti erano più distanziate, c'era il flashback, c'erano le riprese, c'erano le anticipazioni, era tutto più accentuato. E poi l'editore mi ha fatto notare che forse sarebbe stato un po' troppo complesso per il lettore tirare le fila in questo modo, e allora ho semplificato, avvicinato, e ho anche cercato di più una sequenziazione temporale, insomma, tanto anche per dare dei punti di riferimento meno. Però ho lasciato delle cose che per me erano importanti e che sono state differenziate con il carattere, no? Il corsivo. In corsivo ci sono dei momenti emotivamente molto forti, che possono spingere avanti la storia, come nella prima e seconda situazione, quella della faina, oppure come dire, chiudere anche, come la storia del cinghiale, dell'incontro di, o semplicemente invece completare, aggiungere, eccetera. E poi c'è l'io narrante, e poi c'è la terza persona. Lavorare in questo modo, insomma, è stato più impegnativo, ma era per me un obiettivo da raggiungere, diciamo, un passo oltre. E quindi quando sono arrivata alla fine, sono riuscita, diciamo, una soddisfazione mia personale.